Perché parlare di anomalie vascolari? Sono patologie innanzitutto che possono essere estremamente frequenti. Si calcola che un 10% dei bambini nasce con anomalie vascolari. Alcune di queste sono banali, ma altre sono estremamente gravi, possono essere pericolose per la vita, provocare dolore, sanguinamento, ulcerazione, per cui è necessario prendersi carico di questi bambini. E vista la complessità di queste anomalie, l'unico modo per poter affrontare in modo efficace questo gruppo di patologie è quello di un centro multidisciplinare che venga coordinato con l'interazione di più specialità. La dermatologia coordina questo gruppo, dove però tutte le specialità hanno pari dignità. Il fondamentale è l'apporto ovviamente della radiologia da un punto di vista diagnostico e anche interventistico, e ovviamente della chirurgia plastica, che poi effettua gli interventi chirurgici su questi pazienti. È veramente importante, ecco, che questa cultura e questa sensibilità per questo gruppo di patologie si diffonda, oltretutto in un evento in cui c'è una coabitazione sia da parte di specialisti che seguono le malattie, ma anche di genitori, e quindi attraverso l'associazione delle famiglie si può creare quel link tra medico e paziente che ci permette di ottenere i risultati migliori.